ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa, Michele, Nunzia, il mancabile di nuovo, di buono, il portale castelbuono.live, la chat, Holiday, il gruppo romano che non vedo in... presente. Castelbuono dà ancora una volta, dopo tanti anni, scusate l'emozione perché dopo 37 anni ritornare a parlare in questa piazza è qualcosa che mi dà una sensazione particolare e mi rende orgoglioso nel momento in cui unanimemente anche con i rappresentanti delle liste, dei candidati, sono stato scelto anche da loro. Mi dà il conforto di avere mantenuto con il mio paese quel legame che non ho mai spezzato idealmente, anche se la presenza fisica purtroppo non può essere presente come io vorrei. Castelbuono dà con questa iniziativa, che è unica nel panorama politico, elettorale, delle competizioni, ancora una volta un alto segno di civiltà e di democrazia. Manifestazioni e iniziative come queste non sono comuni in nessuna parte d'Italia, dove le campagne elettorali sono fatte a suon di soldi, di manifesti, di retorica, di promesse. Castelbuono ancora una volta ha il dibattito, ha i comizi. Io conosco i candidati, siamo pressoché coetanei, tranne con Lia, che è un po' più giovane di me, e anche con queste candidature Castelbuono dà una ulteriore dimostrazione di persone per bene. Io non so chi vincerà, vorrei che vincessero tutti e quattro, ma non è possibile. Sicuramente siete al cospetto di quattro persone per bene. Castelbuono ancora una volta ha saputo tenere alto l'argine della legalità, della correttezza, esprimendo delle candidature di persone che vogliono dare il massimo di se stessi per il bene del paese. Sarà a voi decidere. Questo dibattito che i ragazzi hanno organizzato questa sera si articolerà con delle domande che sono state proposte nei portali, che saranno sorteggiate e che saranno poste a giro ai vari candidati, i quali alla fine avranno un tempo preassegnato per dare il loro proclama. Loro l'hanno definito un dibattito all'americana, per la verità non è molto all'americana, perché il dibattito all'americana c'è lo scontro diretto, c'è il confronto. Questo sarà un confronto nella misura in cui si confronteranno le idee, le proposte che adesso noi ascolteremo. A me spetta il compito di moderare e di fare un augurio a tutti loro e a tutti voi affinché Castelbuono possa avere il meglio con le prossime elezioni, perpetuare alta la sua tradizione di democrazia, di cultura e di civiltà. In bocca al lupo. Procederemo adesso al sorteggio per l'ordine con il quale si inizierà il turno delle domande. Antonio, estraiamo una busta, vediamo Antonio. Chi è il fortunato. Antonio, solo poche Romeo, faccio un mezzo passare. Vale, ecco, il primo sorteggiato è il candidato Vincenzo Allegra, con il quale è sempre il primo sarà. Adesso iniziamo con una domanda che è stata scelta nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura. Io penso che il candidato Allegra, anche per quella che è la sua preparazione specifica professionale, potrà rispondere con compiutezza alla domanda.
iniziare a rispondere. Allora, cosa avete intenzione di fare nel ramo agricolo? Quindi la parola al candidato Vincenzo Allegra, qui c'è un timer, c'è un orologio che misura i 2 minuti e mezzo. Se non dovesse funzionare questo orologio, casomai ce lo facciamo prestare dalla senatrice Vicari. Abbiamo qua. Allora, intanto buonasera, ringrazio l'amico e anche, se vogliamo, anche coetaneo, come ha detto poco fa, l'avvocato Genti. Abbiamo un percorso politico che ci permette anche di salutarci da buon amico, perché è stato in consiglio comunale negli anni precedenti, molti anni fa, ormai sono 30 anni, per cui abbiamo anche un percorso che ci permette di avere quel ruolo della politica che conosciamo bene. E intanto ritorno, dicevo, una domanda precisa che insomma mi compete, che mi piace, per cui apro il ballo stasera. In realtà per noi è fondamentale parlare di agricoltura e ambiente, molto molto importante per due ordini di motivi. Uno, perché abbiamo scritto che per noi il settore primario, il settore dell'agricoltura è fondamentale, per due punti principali. Uno, per una buona alimentazione. Noi centriamo tutto su un'alimentazione biodinamica, cioè quell'alimentazione che permette di star bene, ma di avere dei prodotti a chilometro zero, controllati, certificati per un processo di qualità. Questo è un mio compito che faccio normalmente a livello regionale. Per cui il passaggio per noi importante è quello di curare tutte le filiere riferite in particolar modo al latte, all'olio, al pane, perché parlerò anche di questo, perché in quanto la filiera del pane, che ho fatto una battaglia precisa un anno fa, su quanto riguarda i grani antichi, cioè in Sicilia si sta per dimenticare qual è il valore del grano e qual è anche l'importanza del pane. Il pane con la croce, come diceva qualche storico amico anche di Castelbuono, il pane è fondamentale, ma sapere da dove viene il pane, qual è ormai l'importanza del pane, è unico. Per cui su questo puntiamo, un'alimentazione principale, un'alimentazione che è locale, mettendo anche in primo luogo il DECO, cioè una denominazione d'origine controllata locale, in modo tale che il prodotto sia certificato e che venga esaltato, venga recuperato quel prodotto tipico che è la nostra storia, cioè significa la zootecnia, l'agricoltura di qualità, l'agricoltura storica all'interno di un ambiente indubbiamente deve essere curato e deve essere salvaguardato, in quanto siamo all'interno del parco delle Madonie. Ancora 3 secondi, ci dobbiamo allenare anche, 30 secondi, ci dobbiamo allenare a tempo, per cui all'interno di questo territorio che è molto bello, unico, del parco delle Madonie, noi vogliamo in un certo senso riportare tutti questi nuovi sapori, gli odori e il gusto che noi ci appartiene. Gusto di Castelbuono nella nostra storia. Grazie. Benissimo. Adesso Mario Cicero ci parlerà delle sue proposte nel settore agricolo. Buonasera a tutti e grazie, bellissimo spettacolo, lo dico ormai, aveva ragione Giacchino, le piazze riusciamo ancora a riempirle in questo paese e questo è un segno di grande partecipazione. Ma noi, come raccontiamo nel nostro programma, ma anche nella missione che ci siamo dati in questi anni, noi crediamo molto a un'agricoltura di qualità, un'agricoltura a chilometro zero, un'agricoltura che valorizzi tutto quello che si riesce a produrre non soltanto a Castelbuono, ma nel nostro comprensorio. Devo dire che siamo contenti di quello che si è fatto negli anni passati, ma anche nell'ultima fase, con l'investimento che ha fatto la Fondazione per il Sud su Castelbuono, dove ha accompagnato alcune aziende agricole, alcune cooperative agricole a poter realizzare il recupero del frassino, ad esempio, a valorizzarlo sempre di più, ma anche sul discorso degli allevamenti, discorso della pastorizia, cioè noi siamo in una situazione in cui c'è una cultura diversa dell'alimentazione e questa cultura diversa dell'alimentazione guarda con attenzione a quello che avviene in tutti i processi produttivi. Allora
il nostro sforzo, il nostro impegno sarà quello di chiedere ad esempio ai nostri allevatori di aderire quanto di più al, al consorzio delle carni di Sicilia che ha sede a Gancia ad esempio e che è l'unico consorzio riconosciuto in, in Sicilia per garantire la filiera dell'allevamento fino alla macellazione. Noi chiederemo ai nostri produttori, ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori di sempre di più lanciarci affinché riusciamo a avere dei prodotti caseari di qualità, cioè dobbiamo fare questo salto, già ci sono alcune imprese a Castelbuono che stanno realizzando nuovi caseifici e devo dire che questo è un segno importante, non possiamo pensare ad esempio all'agricoltura intensiva, ma pensare di riprendere i progetti che avevamo lasciato, quelli degli orti urbani, sicuramente è un fatto importante. Perciò come notate c'è questo percorso e questa volontà di implementare sempre di più su un settore che è trainante per tutto il mondo, perché l'agricoltura è fondamentale. E nello stesso tempo pensiamo di riprendere quel percorso perché ci dicono tutti, lo sappiamo, è così, se riusciamo a abituare i nostri bambini nelle nostre scuole a poter mangiare un certo tipo di alimenti, sicuramente questi bambini poi quando crescono saranno portati a mangiare quel tipo di alimento. Noi avevamo iniziato con le mense a chilometro zero, se vi ricordate avevamo tolto anche il pesce surgelato, adesso sarà lì a Romea a illustrarci le sue proposte per quanto riguarda l'agricoltura nel nostro territorio. Allora, intanto un ringraziamento ovviamente a voi che avete organizzato questa iniziativa, siete veramente veramente in tanti stasera. Allora, il discorso dell'agricoltura. Vedete, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, dico per certi versi fortunatamente, ad un ritorno all'agricoltura. Ritorno all'agricoltura che è stato fatto soprattutto da molti giovani che si sono riuniti in cooperative. Giovani che sono stati aiutati, coadiuvati grazie alle risorse che sono state offerte loro dalla Fondazione per il Sud. Dobbiamo continuare sicuramente a puntare e ad investire sui nostri giovani, bisogna continuare ad investire su un'agricoltura che riguardi i prodotti tipici del nostro territorio. Vedi l'olio, vedi le ciliegie, vedi il miele, vedi la manna, ma il problema non è soltanto riuscire a produrli, ad averli questi beni, il problema ovviamente è dare poi la possibilità alle aziende, alle cooperative che si costituiscono di potersi autoalimentare indipendentemente da quelle che sono le risorse che possono ricevere dai finanziamenti. In questo dobbiamo essere bravi noi. Innanzitutto compito di un'amministrazione deve essere quella di promuovere altre cooperative, bisogna che un'amministrazione si faccia carico di guidare i giovani che vogliono intraprendere un'attività in questo senso. Che cosa possiamo fare? Noi abbiamo pensato alla realizzazione di un marchio Castelbuono che può identificare tutti quelli che sono i nostri prodotti, partendo dai prodotti agricoli per arrivare poi ai prodotti della ristorazione. Marchio che identifica la qualità, le eccellenze all'interno del nostro territorio. Dicevo, abbiamo la possibilità, incrementando l'agricoltura e quindi i prodotti del nostro territorio, di poterli utilizzare all'interno dei nostri ristoranti, all'interno della nostra mensa, in modo tale da poter far conoscere questo. Grazie Lia, complimenti. Tra l'altro mentre ti sentivo, come se tu avessi letto nel mio cervello una cosa che adesso riprenderò brevemente,
conclusione, dopo che parla il nostro Tumminello, che è l'ultimo ovviamente nell'ordine alfabetico, perché penso che per peso ci battiamo, quindi. A te la parola, dai. Grazie, grazie Gioacchino. Grazie, grazie a tutti voi cari concittadini di essere qua, essere così numerosi questa sera. Per fortuna il tempo è stato clemente, c'è stato un momento che abbiamo temuto con Daniele, dice lo facciamo al centro-sud, ma la preoccupazione era incredibile. Invece questa bellissima cornice della piazza. Il tema dell'agricoltura è un tema fondamentale per lo sviluppo della nostra economia. Io mi dispiace, ma i colleghi li devo riprendere tutti e due, perché la fondazione si chiama Con il Sud, perché altrimenti non commettiamo un errore, perché lo sviluppo passa dal territorio e con il territorio. E loro sono stati generosi nei confronti nostri perché hanno creduto in questi progetti innovativi. E quando si parla di agricoltura si parla ormai di innovazione, non si parla più di tradizione. Noi abbiamo portato avanti in questi anni questi due progetti importanti. Uno si chiama Agrietica, che è un'agricoltura sociale dove i nostri ragazzi vengono inseriti e iniziano a lavorare. L'altro si chiama invece Consorzio Produttori Manna, e quello è un progetto ancora più bello, perché credo che diventi un modello di sviluppo nazionale. Con Borgomeo, Barca, con De Rita si vuole affermare un altro modo di fare agricoltura. Allora, i terreni incolti li abbiamo presi, abbiamo chiesto di metterli a disposizione, abbiamo detto che avremmo riqualificato il territorio già solo con la messa in coltura, e abbiamo innestato una serie di alberi di frassino, li abbiamo pantumati, abbiamo preso uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, che la manna. Il progetto l'abbiamo voluto chiamare con un significato importante: quando la manna non cade dal cielo, perché si può ricreare lavoro, economia, sviluppo, e lo si può fare tramite l'agricoltura. Io credo che nessuno al mondo possa dire che uno che lavora in agricoltura sia meno felice di un altro soggetto che lavora in ufficio. E allora questo oggi, con i nuovi bandi europei, il FEARS, che prevederà delle risorse importanti sulla promozione, la valorizzazione, il sistema, con le risorse della strategia nazionale dell'area interna, che va sempre in quel settore, diventa una leva di sviluppo importante. I nostri giovani possono impegnarsi. Io trago le fila brevissimamente delle proposte, tutte e quattro valide e interessanti. Un modesto consiglio che do ai candidati sindaci è una raccomandazione che voglio fare ai giovani di Castelbuono. Ragazzi, cominciate a appassionarvi a qualcosa che sembrava passata di moda, che è l'agricoltura. Oggi non potete più sperare in quello che una volta era il posto, al Banco di Sicilia, alla Cassa del Risparmio, alla Regione, eccetera. Createvi da soli le prospettive, e Castelbuono ha tante risorse per darvi queste prospettive, per darvi dignità, per darvi anche ricchezza, se la sapete creare. Allora il compito non solo di favorire e far crescere questi singoli aspetti di rilancio dell'agricoltura di Castelbuono. Sentivo parlare della manna, Lia parlava delle ciliegie. Mentre lei lo stava dicendo, io pensavo alla sagra delle ciliegie quando io ero bambino, che era una manifestazione bellissima. A Castelbuono non possiamo pensare di far crescere le banane o i datteri, perché non crescono. Però questo è un territorio nel quale, se piantiamo gli alberi di ciliegie, le ciliegie vengono, e vengono pure buone. Oggi l'agricoltura, la manna, l'olio, le ciliegie, tutto l'apparato zootecnico, non deve essere visto come un settore a sé stante, ma deve essere inserito in un ciclo produttivo, perché questo tipo di agricoltura virtuosa, biologica, crea turismo, favorisce altre attività produttive. Oggi non ci sono più delle segmentazioni produttive, ma tutto deve essere visto in un circuito complessivo.
E il compito dell'amministrazione comunale, consentitemelo, è quello però di favorire queste cose. Cioè è quello di aiutare i cittadini, è quello di creare all'interno della struttura comunale uno sportello che possa aiutare gli imprenditori, i giovani e coloro che vogliono fare qualcosa. Io spesso vedo che questi palazzi della burocrazia sono degli uffici complicazioni cose semplici. Cioè è come se ci fosse un'autoreferenzialità della burocrazia. Cioè non fare capire agli impiegati comunali che sono tutte delle degnissime persone e loro ci sono in quanto ci sono i cittadini, quindi non ci sono perché per grazia di Dio, e quindi un servizio ai cittadini, ai giovani, agli imprenditori, una consulenza all'imprenditoria permanente, allestire uno sportello al comune di consulenza a coloro che vogliono fare, a coloro che vogliono creare e dare posti di lavoro. È una delle cose più importanti che può essere fatta per rilanciare veramente l'economia di una popolazione, di un paese. Quindi la raccomandazione al futuro sindaco di fare in modo che la burocrazia cerchi di essere compressa e chiusa all'interno di un circuito virtuoso che possa dare rilancio a tutti coloro che hanno intenzione di fare. Spesso mi capita di parlare con qualcuno che vuole fare e sento ogni cosa, la sovrintendenza, la questo, la quello, le 30.000 autorizzazioni. Cerchiamo di snellire e aiutare chi vuole fare, ovviamente nel rispetto della legge. Passiamo alla seconda domanda. Economia, bilancio e attività produttive, quindi come vedete i temi sono collegati fra di loro, l'ordine è sempre lo stesso. No. Ah sì, no, scusate. Sì, ora comincia dal secondo, quindi Mario Cicero al ritorno in modo tale da... Perché non istituire un fondo di garanzia per le aziende ideate e gestite dai giovani? Nella nostra Costituzione ci sono delle regole, qualunque spesa prevede che ci sia la copertura, quindi l'istituzione di un fondo presuppone che ci siano i soldi per poterlo finanziare, quindi magari questa domanda l'avrei voluto fare a chi l'ha fatta. Comunque vediamo cosa risponderanno i nostri candidati sindaci. Io prendo per buono invece... Istituire un fondo di garanzia per le aziende ideate e gestite dai giovani. Io prendo per buono invece la domanda, è segno che chi ha fatto questa domanda crede molto nella capacità di noi castelbonesi di essere imprenditori. E allora, giustamente, sappiamo benissimo, come ha detto poco fa l'avvocato Genchi, che noi viviamo in una terra dove la burocrazia è pesantissima, non si può andare avanti, non si può lavorare, è snervante. La pubblica amministrazione, il comune, per i limiti che ha, può sicuramente attivarsi affinché si riescano a trovare dei protocolli. Noi devo dire siamo in un territorio fortunato perché abbiamo avuto un'agenzia di sviluppo che abbiamo creato tutti insieme che accompagna in tal senso i nostri imprenditori. Come comune, come amministrazione sicuramente sarà uno degli obiettivi che dobbiamo fare, che è quello di aprire un confronto sia con lo sportello unico del territorio, sia con l'agenzia di sviluppo SOSVIMA, sia con GAL, per capire insieme come possiamo permettere ai nostri giovani, a chi vuole fare impresa, di poter meglio realizzare le scelte che vogliono fare. Pensare a un fondo non penso che sia facile, però se ne può parlare, ma delle agevolazioni sì, noi nel nostro programma l'abbiamo messo. Abbiamo messo nel nostro programma di dare delle agevolazioni a quelle imprese che vogliono nuove, che vogliono investire su Castelbuono e a quelle famiglie che vengono a abitare a Castelbuono. Perché pensare di avere, io ho girato come penso anche gli altri colleghi, per il porta a porta e abbiamo visto quante assai case ci sono con la scritta vendesi o chiuse o con la scritta affittasi. E allora noi dobbiamo lavorare affinché riapriamo quelle case, facciamo in sì che in quelle case ritornino a abitarci delle persone con delle agevolazioni che possiamo benissimo dare come amministrazione comunale. Lo stesso vogliamo fare con le imprese, nello stesso tempo vogliamo creare le condizioni affinché i ragazzi
imprenditori, i giovani, ma anche quelli che vengono da fuori, vogliono riaprire le nostre vetrine, tutte quelle vetrine che abbiamo nel nostro centro storico, noi li possiamo accompagnare, perché è un centro storico vivo, pieno di attività commerciali, di attività artigiani, possono stare dentro il centro storico, è anche una garanzia di sicurezza, perché il paese è più tranquillo, il paese è più controllato, l'anziano si sente più sicuro, cioè questo è il lavoro che noi pensiamo di fare e nel programma l'abbiamo messo, perché lì dobbiamo investire affinché si ritorni ad avere un centro storico vivo e non si pensi soltanto ai grandi supermercati e a quei grandi supermercati. Grazie Mario. Lia Romè, perché non istituire un fondo di garanzia per le aziende ideate e gestite dai giovani? Deve attenersi però al tema, si deve chiudere. Allora, sul discorso della possibilità di istituire un fondo di garanzia, dico, sarebbe facile dire sì, lo possiamo istituire, però capite bene che non abbiamo, quantomeno io non ho gli strumenti ad oggi per potervi dire se una cosa di questo tipo è fattibile. Sono certa però che noi dobbiamo, siccome stiamo parlando dei giovani, attuare tutti gli strumenti che noi possiamo mettere in campo per poter sostenere i nostri giovani, per poter accompagnarli in tutte le attività che vorranno portare in essere dal punto di vista imprenditoriale. Noi a tale riguardo abbiamo pensato di creare quello che abbiamo voluto chiamare incubatore speciale, che poi è un incubatore di impresa. Noi abbiamo un problema spesso e volentieri, che i nostri ragazzi hanno delle belle idee, ma non riescono, non hanno il sostegno, non hanno l'aiuto da parte di nessuno per poterle realizzare queste idee. Allora, che cos'è l'incubatore speciale? È praticamente un ufficio fatto di tecnici, di consulenti che aiutano il giovane dall'idea alla stesura del progetto, alla ricerca degli investimenti, fino poi alla realizzazione concreta dell'impresa. E questo ovviamente possiamo farlo in tutti i campi, in tutte le attività che un giovane vuol portare avanti a Castelbuono. Dopodiché è vero, noi abbiamo una necessità, che è quella di ridurre quanto più possibile la burocrazia dei nostri uffici. Tempi troppo lunghi che ovviamente non vanno di pari passo con quelle che invece sono i tempi dell'economia, i tempi dello sviluppo. Su questo sicuramente dobbiamo insistere molto. Così come dobbiamo insistere, quando parliamo di attività produttive, sulla possibilità di definire completamente quella che è la nostra area artigianale. Area artigianale che va definita completando, chiedendo ovviamente prima il finanziamento e poi completandovi lì le opere di urbanizzazione. Peraltro all'interno dell'area artigianale abbiamo dato sia i capannoni che dei lotti. Allora, ecco, in questo caso un'amministrazione che cosa deve fare? Deve affiancare le imprese, facendo in modo che ricevano risposte. Grazie Lia. Vediamo Tumminello cosa ci dice. Grazie. Da esperto del settore. Gioacchino l'ha detto, da esperto del settore. Non mi è bilancio, quindi diciamo, la materia. Giochiamo in casa. Ma vedete, noi l'abbiamo pensato più volte, purtroppo le risorse finanziarie sono state scarse. Credo che oggi la possibilità ci sia tutta, e quella è una domanda interessante, perché vedete, il contributo va su due voci: una quota interessi che è spesa corrente, una quota in conto capitale che è spesa capitale e quindi di investimento. Noi abbiamo la fortuna di poter programmare questi circa 1 milione di euro che nascono dalla vendita dei lotti e dei capannoni. Fortunatamente credo che questa sia stata una scelta estremamente intelligente. C'è un'azienda come Fiasconaro che si è insediata, già se ne è preso 15 tra capannoni e lotti,
e qua abbiamo il mio cane che mi segue sempre ormai, che è Cesare, e capite che diventa una cosa estremamente importante. Non vota però. Lui non vota, altrimenti sarebbe vittoria facile per lui. E allora queste somme ci sono, si può fare, ma la cosa più bella è che lo sviluppo passa da là. Perché vedete, uno degli strumenti più belli attuati nel passato è stato il prestito d'onore. Non so se molti se ne ricordano, quando i nostri giovani hanno avuto la possibilità di chiedere un contributo in conto capitale, in conto interesse per attivare le attività. Le attività devono essere incentivate dal punto di vista di un abbattimento di quelle che sono le imposte locali, perché solo su quelle il comune può intervenire. E là si può creare sviluppo. Si può creare sviluppo in un modo importante, che è quello di riattivare dei laboratori. Noi crediamo molto nell'agricoltura, nell'artigianato, nel turismo, nell'ospitalità, tutti i settori dove i nostri giovani molte volte hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di un contributo, hanno bisogno di un aiuto. Perché è successo anche in ambito sovracomunale, alla fine c'erano i più bravi che presentavano progetti perfetti e venivano finanziati, ma non idee innovative. Noi dobbiamo cercare idee innovative e sostenere queste idee innovative, sostenere anche quello che è il sistema della vendita online, sostenere una piattaforma, quella che è la vetrina tradizionale oggi deve trasferirsi sul web. Quella diventa un'opportunità, perché se già vendevamo la manna nell'Ottocento in Francia, credo che oggi la possiamo vendere in tutto il mondo grazie al sistema web. Grazie Antonio, grazie. Adesso candidato Allegra. Bene, noi invece diciamo già fin dall'inizio, noi dobbiamo ricercare le risorse finanziarie. Nel senso, non possiamo solo affidarci a un bilancio che sappiamo bene negli ultimi anni come è stato gestito e comunque anche le poche risorse. Oggi la grande opportunità, come abbiamo detto, è quella di istituire uno sportello giovane per la ricerca delle risorse finanziarie europee. Su questo puntiamo in primo luogo, perché questa è la vera risorsa. È chiaro, poi con i fondi, con le risorse, con, dicevo, anche con tutto quello che può essere come parte residuale del bilancio, noi puleremo tutti gli aspetti, in particolar modo quello riferito ai giovani, utilizzando tutti i canali finanziari regionali, come il gruppo i giovani, come il gruppo Italia, tutte quelle condizioni che permettono di creare progetti finalizzati a che cosa? Finalizzati a obiettivi precisi, cioè significa creare dei progetti o delle microimprese con la ricerca, con l'aiuto, con uno staff multidisciplinare creato a loro. Cioè vuol dire, nel senso che il progetto giovane deve essere seguito fin dall'inizio all'interno dell'amministrazione comunale, curando in particolar modo un incubatorio specifico sulle varie idee quando riguarda l'agricoltura, in particolar modo il turismo e il settore ambientale. Non trascurando anche il terziario, dove oggi una grande risorsa europea non utilizzata, in quanto vi ricordo che il Comune di Castelbuono negli ultimi anni non ha avuto progetti finanziati dal punto di vista europeo nell'interesse giovanile né dal punto di vista ambientale. Abbiamo perso risorse, questo dobbiamo aggiungere, dove anche magari abbiamo avuto un sindaco, un grande esperto dell'economia, ma non abbiamo avuto assolutamente delle risorse finanziarie utilizzabili per i giovani. Su questo non siamo assolutamente secondo a nessuno sull'economia, abbiamo anche un esperto, diciamo, che ci aiuta, che è Vincenzo Minà, che introduciamo una grande opportunità, quella della moneta locale, cioè che ci permette di utilizzare un sistema non solo per quanto riguarda le microimprese, ma utilizzare un sistema di ripresa economica e commerciale che permette di utilizzare tutte quelle che sono le risorse, tutto quello che è il nostro patrimonio, tutto quello che è la nostra base lavorativa, artigianale e anche, voglio dire, forestale, perché su questi progetti, principalmente ambientali, sono recentemente, con le misure specifiche che sono uscite, possono dare risorse, occupazione,
in particolar modo una ripresa, un buon anno per i giovani. Ecco dove puntiamo, puntiamo per il lavoro. Ringraziamo il dottor Allegra, tutti e quattro i candidati hanno espresso dei progetti, delle idee sicuramente valide. La raccomandazione è la stessa di quella di prima. Oggi il compito principale di un'amministrazione è quella di assistere gli imprenditori, che siano giovani o anche meno giovani, perché solo attraverso una camera nella quale accanto alla stanza del sindaco siedono tutti i giorni gli imprenditori delle varie categorie si può dare sviluppo, occupazione e lavoro. È compito della istituzione comunale il controllo di legalità, il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle regole. Però favorire gli imprenditori, aiutarli, dare consulenza, assistenza continua, perché le risorse, i soldi non si possono solo creare con le manovre di bilancio, si devono creare utilizzando le risorse produttive. Le risorse produttive aumentano il valore, la ricchezza fra di loro nel momento in cui si ha la capacità di metterli in circolazione. Il denaro diventa ricchezza quando viene speso e quando viene ridistribuito fra coloro che comprano e che acquistano. A Castelbuono c'è solo questa esigenza. Tutto il denaro che ci può venire se abbiamo la capacità di far aumentare la recettività, la distribuzione dei nostri prodotti in questo paese è tutta ricchezza per il futuro e per l'occupazione dei nostri giovani. Devo fare comunque complimenti a tutte e quattro, perché tutte e quattro, da punti di vista diversi, hanno dato delle proposte interessanti e hanno le idee, secondo me, abbastanza chiare e tutta la buona volontà di fare il meglio, forse anche meglio di quello che si è fatto prima, perché queste raccomandazioni sono sicuro non rimarranno nel vuoto. Grazie. Passiamo alla terza domanda. Però dico, voi potete anche vivacizzarlo un poco, dico, ma insomma, non dico uno scontro a sangue, però dico... La gente è abituata all'arena, diciamo, noi non sono i gladiatori, però dico, l'argomento è lavori pubblici e urbanistica. Allora, urbanistica, come avete intenzione di gestire i beni immobiliari del comune che sono sottoposti a vincolo di verde pubblico? Questo è il bello della democrazia, no? Perché il voto mio vale quanto il suo, eccetera. Quindi il bello della democrazia è quello, uno vale uno, però a volte uno vale uno, le domande magari poi ce le dobbiamo inventare noi. Argomento urbanistica e lavori pubblici, vediamo cosa hanno da dire i nostri candidati. Iniziamo da lì a Romè, che questa volta inizia per primo. Io ovviamente sulla domanda specifica dichiaro di non sapere rispondere, perché non comprendo manco la domanda, ma non è importante. Già siamo in due, ma penso che finiremo con l'essere almeno cinque. Quindi io mi limiterò a parlare di urbanistica. Allora, quando parliamo di urbanistica, il primo riferimento che faccio riguarda l'ufficio. Noi abbiamo la necessità di potenziarlo quell'ufficio, perché rappresenta un ufficio importante per la nostra comunità e quindi va potenziato e anche in quel modo si deve cercare di fare in modo che vengano date risposte ai cittadini quanto più celeri, perché come ha già detto ci sono anche gli altri enti sovraccomunali, vedi la soprintendenza, per cui quantomeno noi cerchiamo di accelerare la tempistica. L'urbanistica riguarda la pianificazione del nostro territorio. E noi in questo momento abbiamo di fondo
un problema che dobbiamo risolvere e che riguarda il nostro piano regolatore. Noi dobbiamo rivedere il nostro PRG anche alla luce di due studi importanti che sono stati portati avanti e che sono lo studio agricolo forestale e lo studio idrogeologico. Studio agricolo forestale peraltro importante perché consente oggi di avere le idee chiare su quella che è il nostro bosco e quindi su quelle che sono le fasce di rispetto del bosco, liberando peraltro dei terreni che ad oggi c'era inedificabilità assoluta. Abbiamo un problema che riguarda il nostro centro storico. Noi dobbiamo lavorare per riqualificare quanto più possibile il nostro centro storico, cercando di fare in modo che i nostri concittadini investano all'interno del centro storico nelle zone A. E qui noi abbiamo intenzione di dare degli incentivi che sono rappresentati dalla riduzione, se non dall'eliminazione del costo di costruzione all'interno del centro storico, ma abbiamo anche in mente di creare quello che abbiamo chiamato la banca dell'immobile inutilizzato. Vedete, facendo il giro col porta a porta, noi purtroppo abbiamo un centro storico dove ci sono tantissime case che non vengono utilizzate, che non vengono riprese per ragioni diverse. Che cosa sarebbe la banca degli immobili? Peccato, perché l'argomento era molto interessante. Complimenti, alla prossima. Questo è un argomento che richiederebbe almeno 5 minuti, non 2 e mezzo. Allora, sui lavori pubblici noi abbiamo scritto in modo molto chiaro. Io parto dall'origine. Noi abbiamo chiamato un tecnico che è l'ingegnere Liborio Abbiundo, che voi conoscete, perché è un argomento particolarmente importante per lo sviluppo del territorio, sia quello urbanistico sia quello dei lavori pubblici. Vogliamo programmare, progettare la Castelbuono del futuro e passa attraverso l'attenzione che daremo all'urbanistica. L'urbanistica siamo riusciti ad avere il piano regolatore a buon livello con lo studio agricolo forestale e con lo studio idrogeologico, là, per quanto lo studio geologico. Dobbiamo completarlo con l'esclusione e dobbiamo definirne il percorso. Dobbiamo passare a quelle che sono l'adeguamento della legge 16 e dobbiamo necessariamente intervenire per quanto riguarda i piani particolareggiati del centro storico. Sul centro storico dobbiamo fare qualcosa. Noi abbiamo un progetto diverso per le case chiuse in questo momento, perché pensiamo a un albergo diffuso e quindi crediamo che, come abbiamo fatto con i terreni in agricoltura, la gente può mettere a disposizione la propria casa in uso gratuito, abbattendo le imposte con le cooperative che le utilizzano e creano un sistema di ospitalità diffusa. Ma quello è un altro argomento. Sui lavori pubblici l'abbiamo fatto in modo dettagliato. Nel nostro programma niente fumo. Iniziamo dal Cine Teatro Le Fontanelle, un finanziamento recuperato e un progetto a circa 400 posti per quanto riguarda proprio il Cine Teatro. Continuiamo con l'ampliamento del cimitero. Io devo ringraziare questa sera pubblicamente le 20 congregazioni e i 29 privati che ci hanno dato i soldi, sono già nelle casse del comune per poter fare le opere di urbanizzazione per l'ampliamento del cimitero. Io credo che quella è stata un'idea importante, perché era tutto insabbiato nell'attesa dei finanziamenti pubblici o di avere un mutuo. Invece noi abbiamo per certi versi venduto sulla carta come gli imprenditori che innovano. E abbiamo pronto l'abbattimento delle barriere architettoniche del castello, che è un altro bene, con il 50% di finanziamento che Fondazione con il Sud è disposta a darci. Abbiamo la necessità di intervenire subito su alcune aree come via Tenente Ernesto Forte e con tempo scaduto. Molto interessante anche per te il tempo. Grazie. Vincenzo, le tue proposte, settore lavori pubblici e urbanistica.
sono vicino ai cani, ma insomma ci siamo pure qua. Allora intanto noi partiamo da un punto ben preciso, mettiamo un pochettino di pepe, visto che ce lo chiedono. Intanto noi puntiamo dove le amministrazioni precedenti hanno fallito, in quanto partiamo intanto dal dissesto idrogeologico, in particolar modo la frana che c'è un passetto, che non è stata assolutamente curata negli ultimi anni, non c'è un progetto ben definito, non è stato assolutamente sanato e c'è gente che la notte non dorme, perché ha anche paura, per chi l'ha visto come me e che ha seguito la partita. Altra cosa principale del nostro programma è l'acqua. L'acqua è un bene prezioso, quando c'è è bella vita, ma quando manca è mala vita. Per cui questo è un altro punto fondamentale, per noi è fondamentale quando l'abbiamo messo nei primi punti prioritari, l'acqua, perché significa creare una nuova potenzialità e comunque un nuovo progetto finanziabile e finanziato dal punto di vista europeo, anche se viene fatto in 2-3 tranche, ma dobbiamo partire. Non è possibile recuperare e mettere in sicurezza le sorgenti che abbiamo già scritto un anno fa, dove sia l'amministrazione che anche l'opposizione non ha preso argomenti né ha entrato nel dire quali erano le situazioni urgenti da fare, a parte quel dramma che c'è stato. Per cui su questo ci puntiamo. Poi sul piano regolatore, non è possibile che ancora abbiamo un piano regolatore ingessato, dove l'artigianato locale, comunque dove l'edilizia è bloccata, dobbiamo rivederla con le cartografie, dobbiamo rivedere il regolamento, che è ancora più importante, il regolamento edilizio. Ecco, su questo dobbiamo assolutamente puntare. L'altra cosa che tengo a precisare è recuperare quelle opere che non sono state definite per una responsabilità precisa, come il campo sportivo. Come vedete ancora non abbiamo la definizione di quel percorso, di quell'unico punto, devo ammettere, più importante dal punto di vista sportivo. Ma sapete com'è? È un campo di patate, non è un campo sportivo, nel senso che non è stato definito su quello che erano le progettualità e quello che era la definizione. Altrettanto le altre opere che non sono state definite, in questo caso mi riferisco alle strade. Le strade che sono importanti, noi non abbiamo una strada ben precisa, ben fatta all'interno del centro storico, ma non abbiamo neanche le strade di collegamento col Castelbuono. Cioè dobbiamo anche sforzarci a livello degli enti sovracomunali di definire le strade. Proposte interessanti, è chiaro che negli investimenti dei lavori pubblici si affronta il problema delle risorse finanziarie. Mario, certo. Giacchino è... Allora, io sui lavori pubblici dirò delle battute semplici. Noi abbiamo completato, devo dire, bisogna riconoscere in questi anni, tutte le opere pubbliche programmate, progettate negli anni passati. Abbiamo inaugurato tante opere pubbliche, siamo contenti. Siamo all'avanguardia nel settore delle scuole, con la geotermia che ci siamo inventati noi, cioè, ce l'abbiamo imposta noi quando abbiamo avuto quel finanziamento, abbiamo chiesto con forza di investire sulla geotermia. Voi immaginate che noi abbiamo un nostro castello del 1300 dove abbiamo fatto un impianto di geotermia e quando ne abbiamo parlato al Ministero ci prendevano per pazzi. Perciò abbiamo completato un percorso di recupero di tutto il patrimonio edilizio del Comune, da case speciali a Palazzo Failla, a San Francesco, tutte queste cose. Perciò qui significa progettazione e programmazione, cosa che è mancata in questi 5 anni, e lì dobbiamo riniziare. Siamo in ritardo, lo sappiamo, e lì è un problema grosso che dobbiamo affrontare con la città metropolitana, con l'Unione dei Comuni, perché uno dei percorsi che si farà dentro l'Unione dei Comuni è l'ufficio di progettazione. Andiamo sull'urbanistica. Sull'urbanistica un altro aspetto importante è quello del completamento della zona artigianale. Cioè noi ci riempiamo la bocca sempre, ma la zona artigianale, oltre ai capannoni e a qualche lotto, non possiamo fare altro, perché ci sono ancora delle strade da realizzare e purtroppo in questi 5 anni nessuno se n'è accorto. Quando noi l'abbiamo sollevato, ci dicevano che eravamo dei pazzi, ci sfottevano che avevamo messo il nome noi, ma quanto vale nelle strade il nome noi l'abbiamo messo, ma altre strade non l'hanno fatto però. L'altro aspetto importante è l'urbanistica. Lì sull'urbanistica bisogna avere un nuovo
raccordo con gli uffici regionali, e devo dire c'è una sensibilità diversa da parte della soprintendenza, da parte dell'assessorato al territorio e ambiente, perciò lì bisogna sedersi per discutere del lotto minimo, per discutere dei lotti interclusi. Cioè, noi abbiamo tanti appezzamenti di terreno nel nostro territorio dove si possono fare delle piccole o medie case, dove c'è già la strada, c'è la fognatura, c'è l'acqua, c'è il metano, che non si possono costruire, e lì bisogna intervenire, come bisogna intervenire sicuramente per togliere tutti quei terreni che noi abbiamo ceduto, anzi che i privati hanno ceduto al comune e che non sono lì, sono abbandonati e che noi abbiamo messo nel programma. Dentro il centro storico bisogna intervenire sicuramente, perché noi abbiamo fasce di nostro centro storico che sono attualmente da recuperare. Poi l'utilizzo, bisogna vedere o il paese alberto, che noi ci puntiamo molto, o anche l'investimento privato per il recupero di queste case e la fruizione di queste case stesse. Quindi bravo, con dei pure prima. Bravo, bravo Mario. Hai 2 secondi prima. Tutti e 4 i candidati hanno delle idee splendide, e poi devo dare atto a tutti e 4 che non hanno fatto demagogia. E questo tipo di confronto consente di misurare le cose che si dicono, perché se qualcuno di loro dovesse dire qualcosa di irrealizzabile sarebbe immediatamente ripreso. Tutte le cose e le proposte che hanno fatto secondo me sono realizzabili. C'è magari da stabilire un ordine di priorità, cosa fare prima, cosa fare dopo, o quali risorse investire prima in una certa direzione. Io la raccomandazione che faccio al futuro sindaco di Castelbuono, o alla futura sindaca di Castelbuono, se sarà lì, è quella di mantenere alto la salvaguardia del nostro territorio per quanto riguarda l'urbanistica. Io ricordo una seduta del Consiglio Comunale dove facemmo le 7 del mattino perché venisse fissata la fascia boschiva che qualcuno non voleva realizzare o voleva portare chissà a quale quota. Ci siamo riusciti, oggi abbiamo uno dei migliori boschi d'Italia, consentitemi di dirlo. Facciamo in modo che questo possa andare ai nostri figli e ai nostri nipoti, così come ce l'hanno lasciato i nostri genitori e i nostri